Berberi 2, punto F, attraverso Francesca R, a cura di VB, Michel. Ma è molto più lontana di quello che potete pensare. Oltretutto possiamo parlare dell'origine primordiale della presenza dell'uomo incarnato come lo vedete ora sul pianeta. Ci sono due linee di appartenenza, una linea esterna al pianeta e una linea interna al pianeta, una linea che segue la legge evolutiva che avete studiato, che portate avanti nella vostra conoscenza, e una linea esterna di razze fisiche, di non appartenenza a questo piano, ma di similare codice evolutivo vibrazionale che hanno permesso un trasferimento. E qui andiamo talmente indietro nel tempo che effettivamente non esiste più quel tipo singolo, puro di razza, ma si è talmente mescolato a tutto quello che è nativo e presente di questa forma fisica planetaria chiamata Terra, che non è più distinguibile. Voi siete sempre certi che siete gli unici oppure che potete avere dei contatti esterni, ma questi contatti esterni prevedono solo un richiamo vibrazionale similare. Le persone incarnate nel tessuto incarnativo del piano fisico con caratteristiche molto più evolute delle vostre, difficilmente le potrete incontrare, anzi è impossibile, ma quelle che hanno dei richiami similari vibrazionali, sì, perché non c'è alcuna differenza tra loro e voi, tranne una conoscenza, capacità cognitiva scientifica che ha permesso lo spostamento da un punto fisico all'altro del tessuto connettivo del piano fisico. Il piano fisico, io vedete che parlo spesso di tessuto connettivo, perché voi lo dovete immaginare come un pezzo di stoffa intrecciato. E lì parliamo di energia, parliamo di vibrazione della materia stessa dell'assoluto che permette la formazione di questo tessuto, che presenta un'omogeneità data dalla possibilità dell'esperire all'interno di un creato fisico per poter esperire tutte le gamme vibrazionali presenti in ogni aspetto possibile, immaginabile e non immaginabile, relativo al piano fisico.